Le scelte effettuate durante gli anni scolastici avranno ripercussioni sull'intera vita e l'Agenzia Provinciale all'Orientamento supporta i ragazzi nei momenti delicati di transizione e decisione. Sono questi gli argomenti dei lavori della conferenza di oggi a Potenza. Per noi c'era Rosa Leanza. Un'intera giornata dedicata all'orientamento, all'istruzione e alla preparazione al mondo del lavoro, quella organizzata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza dall'APOFIL. Il lavoro che l'APOFIL svolge è quello di sintonizzare il lavoro di istruzione e formazione favorendo l'attività di orientamento, soprattutto per i gruppi svantaggiati, e sviluppare piani di politica attiva del lavoro. È la provincia di Potenza che fornisce il capitale di dotazione. Le risorse che l'APOFIL utilizza fanno parte di un'intesa interistituzionale tra regione e provincia. Questa intesa interistituzionale si conclude necessariamente alla fine del 2013. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato su un budget piuttosto alto, non era solo l'orientamento, il catalogo della cittadinanza scolastica, una parte era di oltre 2 milioni di euro. Con i vostri programmi in genere quanti ragazzi potete coinvolgere? Io ho presentato poco fa una relazione in cui abbiamo coinvolto circa 4.500 studenti della provincia di Potenza, della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Presente alla conferenza la dottoressa Laura Nota, del Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l'Orientamento alle Scelte dell'Università degli Studi di Padova. Dottoressa, cosa si intende per linee guida per l'orientamento al futuro? Linee guida per l'orientamento al futuro significa fare riferimento agli approcci più recenti che la letteratura, gli studi mettono a disposizione, in modo particolare quelli che provengono dal life design e dal modello sociocognitivo, che enfatizzano l'attenzione su variabili come ad esempio le credenze soggettive che i ragazzi hanno, la capacità di formulare degli obiettivi professionali circa il loro futuro, più di uno, anche perché la realtà è complessa e noi non sappiamo se potremo perseguirne uno oppure l'altro, quindi bisogna avere delle riserve, diciamo così, da tirare fuori dalle tasche.